Eccoci qua, benvenuti nuovamente sul mio canale, io sono Frico e quest'oggi continueremo IQ, The Robot. Nello scorso episodio abbiamo avuto una boss fight un po' cattivella contro un nemico batteria che adesso dobbiamo andare a sconfiggere nuovamente. Facciamo attenzione all'esplosione di questo, ma mi sembra fosse giù. Mi sembra che io debba andare di qua. Questi non mi danno... Ah sì che me li danno gli ingranaggi. Sembrava strano. Carichiamoci. Ui! Ero distratto. Si fa così però, così approfittarsi della gente. Ok. È dato di meno stavolta. Ripariamoci. Bisogna essere full. Ah, anche il ripararsi aumenta quella specie di gear che sembra un cuore che pompa. Vediamo. Adesso siamo più preparati. In realtà no, però ce la possiamo fare. Questa prima parte in realtà è facilissima. È dopo che diventa complesso. Quindi se riusciamo a non prendere... Perché c'era un terzo colpo? Se riusciamo a non prendere danno in questa fase, qua, cosa a quanto pare non fattibile, ehi! Attenzione. In realtà dobbiamo sfruttare la fase 2, cioè la transizione dalla fase 1, tra la fase 1 e la fase 2, quando otteniamo abbastanza danno. Bastardo! Ecco, adesso. Per ripararci. Ok. Alla grande. Ora. Si è finito quello di girare? Mi fa un grande favore. Cerchiamo di non farci fottere. Oh, ecco, questa parte è più la parte complessa. Si rigira? Bravissimo. Ok. Con calma. L'altra volta mi ha fottuto così. Ho voluto provare, ma non è come Hollow Knight. Ok, è esploso. Cosa ci ha dato? Electric Orbs. Un potenziamento. Un potenziamento per cosa, però? Di già. No, per il blu, credo. No. Sì, è per questo. Ah, figo. Ci sono delle... Praticamente genera delle orbe che circolano attorno a noi, che danneggiano il nemico. Non male. Per niente. Ora, qua è chiuso. Non ci possiamo fare nulla. Possiamo eliminare questi. Vola. Ogni tanto ci mette tre giri di chiave. Dico, certe volte è 4. Fa 4 rumori almeno. Devo capire il perché. Non sprecare nulla da qua. Sono importanti. Soprattutto dopo averne perso così tanti. Ora saliamo su. Hup, hup, hup. Qua non c'è nulla? No. Oh cazzo. È una di quelle parti, ho capito. Oh no. Fanculo. Dritto. Ok. Perfetto. Ah,
ingranaggi. Aiuto, per un attimo ho avuto paura che si accendesse. È un po' stronzo, eh. Un po' tanto stronzo. Per fortuna che abbiamo già giocato a dei titoli del genere e siamo anche un po' pratici col platform. Non dico tantissimo, ma ce la caviamo. Qua c'è l'orb sicuramente, e infatti andare via. Ok, wow, simpatici. Complimenti al critico. Eccoci qua. L'ha preso, sì? Che non me li segna. Vabbè, l'avrà preso. Spero. Ora, abbiamo sbloccato la scorciatoia, abbiamo detto, no? Quindi possiamo proseguire. In realtà non so se sia la direzione giusta, però... ovviamente... anche il gioco ha detto scegliete voi, esplorate praticamente lo sto rischio e pericolo dove vi pare. Quelli sono cattivissimi, no? Sì, un po' lenti però. Oh, cattivino. Tu cosa fai? Che paura, spruzza vapore. Qua giù si può scendere? Ho paura di morire. Non mi fido. Ok, salviamo. In realtà ci mettiamo l'altro cipettino. Questo. Quando ne abbiamo ancora. Eccole qua, le orbe che fanno del male. Poi il signor Uccellazzo ci prende tutti i nostri risparmi. Siamo arrivati a 1036. Pensato che... aia, sono un cretino. Ho pensato di essere un cretino. Ho pensato... ah beh, certo, non ne ho. Ho appena depositato tutto. Stavo dicendo, ho pensato... è rotto. Che quelle specie di piattaforme cadessero dopo un po'. Però, a quanto pare no. Si può salire qua su? O andare in realtà qua giù? Proverei ad andare di qua. Ah, ha fatto bene. Oppure no, perché non posso passare. Va bene. Ora ci possiamo riparare. Lì c'è un orb, ma non possiamo prenderlo. C'è un pezzo di orb, sicuramente quello ci aumenta la vita. Quindi andare su è l'unica opzione. Ok. Di qua. E va bene. Ora vediamo un pochino se riusciamo a sopravvivere. Ah, ma quelle palline si... quando si rompono non si ricaricano, come capire? Sì, si ricaricano dopo un tot di tempo. Non lo so se mi piace. Corri, corri. In realtà non sono ancora molto stronzi i nemici. Guardate qua, secondo me se cado muoio. Di brutto. Ciao signor detective. Limerick the detective. Sì, sono ancora vivo. Meno male che hai detto che non saremmo più visti, eh. Hai visto? Praticamente sta dicendo che si è sbagliato nei nostri confronti. Ok. Uno dei Korgs sembra essere bloccato. Cioè... ok, sono così. Un Korgs penso sia un ingranaggio. Sono così interlacciati fra di loro che causa un effetto domino, praticamente non fa funzionare più niente.
Ok, è un sistema molto scarso, molto povero, se chiedi a me. Però continuerò la mia investigazione. Ho bisogno di trovare un modo per far tornare questo posto funzionante. Ok, quindi ecco perché non si muovono queste cose. Piano piano. Oh, fuck. E qua c'è la mappa. Merda. Ok, un bel pezzo di mappa ci ha sbloccato. Prossimo. Ok. Alla grande. In realtà da qua arrivo all'orologio. Ripara? Beh, sì. No, fermi tutti. C'è il treno, è arrivato. E cosa faccio nel treno? Oh, ciao. Ok, sì. Il treno è arrivato. C'è qualcosa che vuoi comprare? Vediamo. Un teschio umano che ha qualcosa di inciso. Creepy. Direi questo. Sono per niente male questi potenziamenti. Allora, eccoci qua, chips. È più lunga la mia spada ora. E posso anche farla più leggera. In modo tale che... Ok. Va bene così. In modo tale che sia più veloce, presumo. Ciao. Tu chi sei invece? Ah, il Traveler, ok, sì, l'abbiamo già visto. Praticamente ha detto che questo treno è intatto perché è sempre in movimento, quindi non si... cioè è nuovo praticamente. Ok, ho fatto i marker che ti ricordano dove saltare. To jump on and off? No, penso sia salire sul treno. Ok, il marker della stazione, che però per ora ne abbiamo trovato solo uno, quindi ci attacchiamo al cazzo. Tu chi sei invece? Rondel the Welder. Sei una nuova faccia. Ok, non che mi interessi, il mondo è caduto a pezzi. Ok, hai qualche frammento che ha bisogno di essere saldato? Hai bisogno di tre frammenti se posso aiutarti, no, ne ho solo uno. Solamente uno. Ok. E avrei dovuto sbloccare quello. Sono stato un idiota, sì. Potete dire. La vedo molto più lunga. Se dice che è più lunga, sarà più lunga. Ce ne accorgeremo comunque. Chi è quello? Ciao. No! Chi cacchio era? Mi ha fatto spaventare tantissimo. Comunque io andrei dall'altra parte. C'è un boss, secondo me. E andrei a sbloccare anche la scorciatoia per il treno. Dai. Ci credo. Mi avete convinto. Scappa.
Quindi devo scendere qua giù, giusto? Sì. Infatti, allora, ho capito bene, funzionassero così le piattaforme. Ah, però è random adesso che sono attive. Ottimo, avrei preferito non attivarle allora. Guardate le stronze. Adesso non accerta. È più difficile. Quindi. Tre e quattro. Là. Ciao. Un attimo che sblocco la scorciatoia, non so chi tu sia. Ma mi dai un secondo. Forse un boss. Sembra almeno. Mischievous the Troublemaker. Ok, sento delle voci che fanno eco dentro il mio... la mia corazza. Mi dicono cose. Una risata che si spezza. Ahia, mi sono fatto malissimo. Solo obbedendo alle loro richieste, mi danno un momento per me stesso. Ok. Ho finito un nuovo disturbatore, ma è solamente una questione di tempo. È solo una questione di tempo prima che ne arrivi qualcun altro. The comeback for another. No, arrivino per qualcun altro. Oh! Per qualcun altro. Pratico. Sono caduto giù, no! No, il treno. Ah sì, il treno. Ok, queste 90 ingranaggi andranno persi per sempre. Ciao! Okay. Facciamo attenzione. Che simpaticone che sei, eh? Non ha ancora nessun altro tipo di potere. È morto. Mi aspettavo qualcosa di più da lui. Strano. Non è stata la classica morte. Era scarsino. Non è proprio sparito. Ok. E io non mi lamento, l'ho battuto. Va bene così. Ora, quanti soldi ho in tutto? 231 più 116 sui 340 più o meno. 350. Una specie di doppio assalto sicuramente. Va bene, andiamo dall'altro lato. Anche se me lo fa fare, sicuramente c'è un cioè, ho paura che qua in alto esprimo i miei pensieri. Qua su in alto credo ci sia un potenziamento, perché da un po' che non ce ne danno. Quindi vogliamo provare ad andare? Proviamo. Se non c'è un cazzo, fa nulla. Andiamo dall'altro lato. Tre, quattro e via. Qua dobbiamo essere veloci come veloce il vento.
Ok. Lo ammazzo qua, così ci prendiamo i suoi pezzi. E adesso saliamo sopra. Dai, pezzi di merda. Ah, no. Pezzettini di merda, dai. Possiamo salire. Oio. Che dolore. Simpatici. Ho preso il pezzo che conta. Oh merda. Devo prendere forza danno. Bastardissima questa parte, eh. Beh, se non mi danno qualcosa adesso. Un piccolo premietto per questo Steam Town. Per questo salta qui, salta lì. Mi arrabbio. Ok, qua c'è una città. Però nessuno mi parla. Io vi rompo tutto e mi prendo tutti gli ingranaggi che posso. Quello forse mi dice qualcosa. Ok, è chiuso. Si sta spostando da questa città perché non è la stessa di un tempo. Ok. Non ti dispiace se parlo con me stesso per un po'? Questa città era molto attiva, diciamo. Era proliferante di attività. E tutte le macchine di Arcadia volevano venire qua per comprare e scambiare dei beni. Ok, we'll craft all sorts of trinkets. Craftavamo molti trinkets, cioè molti tipi di trinkets. Ma poi il virus è arrivato qua. Abbiamo abbassato il ponte e con quello i clienti hanno smesso di venire. E abbiamo cercato di rifarci, diciamo. Ma i mesi sono diventati, cioè i giorni sono diventati mesi e i mesi sono diventati anni. Ok, e le cose sono diventate sempre più difficili. Ok, ho provato a tenere il mio shop aperto per quanto ho potuto, ma adesso sono stanco di combattere questa battaglia persa. Va bene. Quando il ponte si rialzerà, troverò un nuovo posto dove fare radici, diciamo. Ok. Un posto dove non c'è stato il virus. Ci sta dicendo buona fortuna. È un mondo molto cattivo, ma troveremo un modo per sopravvivere, va bene. Tu chi sei invece? Nessuno. Sei una comparsa. Non c'è nulla qua, non ci credo. Appunto lì c'è una porta. Dall'altro lato invece. Ma posso parlarci allora? Datemi un secondo. Anche con questo? No. Con questo sì, però. Aiuto, i miei bambini stavano giocando dentro la stanza del vapore quando il motore si è avviato di nuovo. Non possono uscire. Cazzi tuoi. Devo starne a tirare. Malissimo. Li raccolgo, tipo. Sarà un piacere raccattare i tuoi figli. Ce ne sono ancora un paio. Ok, dovrebbero essere tutti. Che paura.
Eccoteli qua. Ok, grazie per aver salvato i miei bambini. Non so come ti potrò mai ripagare. Sono così arrabbiato. Gli ho detto di non andare là perché è pericoloso. Però non ascoltano mai. Ecco, prendi questo. Non è molto, ma è qualcosa. Salve bambini. Quick repair. Sì, grazie. Va bene. Qui ho fatto, quindi, giusto? Sembra di sì. Quindi andiamo. Va bene. Penso di essere arrivato dalla parte contraria a quella... No! Cioè adesso se io scendo qua giù, ritorno là. Qua, esattamente. Credo almeno. Ed eccoci qua. Sì, infatti. Aiuto! No! Ok. Va benissimo. Quindi, pam pam, salta. Non ho capito perché non avevo questa parte di mappa, se l'avevo già esplorata, però va bene lo stesso. Quindi, sali. Sale ancora. A destra. Forse è meglio a sinistra. Questa è un'altra zona ancora. Cavi che buggano. Vabbè, lo stesso anche qua. L'esplosione. Ok. Un orb. Ciao. Il detective. Ok. Mi chiedo se posso passare attraverso questo posto. No, non posso passare. Vedo una piccola luce che viene dall'altra parte. Strano, non aver avuto ancora un potenziamento. Cioè ci sono quelli del treno. Però niente doppio salto. Quanto è grande la mappa. Ah, poca roba devo dire. Ok. Vabbè, continuiamo ad andare da questa parte. Mi sono spaventato tantissimo, hanno fatto un rumore brutto, ma brutto brutto. Ah, ma sti cosi sparano! Non pensavo. Sono tipologie diverse, vero? Stiamo andando nella zona non esplorabile. Ci sono tre passaggi. Non proprio. Due passaggi. Presumo porti nello stesso luogo. Avrebbe senso o non avrebbe senso? Quindi vediamo. C'è una piattaforma. Va a livelli, sembra.
Vediamo. Non fa niente di che. Ma stai scherzando, mi sono spaventato tantissimo. Che cattivi che sono. Ok. Ma se lo attacco mentre sta volando lo fermo, tipo. Devo fare molta attenzione perché se cado devo rifare tutto. Vediamo se riusciamo a trovare una mappa. Ah, non avrebbe avuto senso. Quindi ci ripariamo. Non possiamo fare nulla. Vabbè, certo. Infatti, io che ho pensato, ma no, non mi farà del male. E invece sì, mi ha fatto malissimo. E seri? E mi fa curare lo stesso, anche c'hanno dei rumori tremendi. Mi fa curare lo stesso, anche se sono in sovraccarico. Aspettiamo ad andare. Attici. Non ho capito perché sia sparita una di quelle, uno di quei nemici, ma va bene lo stesso. Ok. Siamo a 4. Possiamo proseguire. Ecco il mitragliatore. No, ho aperto la mappa per sbaglio. Ma sbaglio c'era qualcosa qua giù? C'è un cazzo di nulla. Solamente trappole. Il senso? Non so perché ero sicurissimo ci fosse la piattaforma. Non chiedetemi perché. Ma no, simpatico. Quindi la mappa è più giù. Poi da questo lato. Adesso lo vediamo. Oddio, sono diventati un sacco più pericolosi. E io sto facendo sempre meno danno. Mappa aggiornata. Quattro, uno, due, tre. Così chiama di qua. Subito Path of Pain.
Mi serve un potenziamento. Un altro potenziamento che non ho. No! È una sega circolare. No! Mi taglia! Mi taglia! Che pa... No! Lurido. Oddio! Questo lo posso togliere, sì. Curati, 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 curati. Ok. Ok, dai. Questo mi lascia anche molto tempo per curarmi per adesso. Sto saltando troppo, troppo in fretta. 3, 4, vai. Alla grande. Ok. Seconda fase. Chissà perché qualcosa mi dice che si muoveranno anche quelle di su adesso. Non mi dà più il tempo per curarmi, quindi. Attico. No. Mi lancia robe. Non li faccio male. O almeno sembra. Fanculo. No, mi sono distratto. Che palle. Va bene. Devo rifare tutto. Faccio prima passare dall'altra parte, decisamente. Sarebbero graditi dei potenziamenti, però. A quanto pare non vogliono. Ok. Veloci dal vento. Dio. Stavo per slidare ma non ce l'avevo. Meno male che non l'ho fatto. Ok, ci risiamo. Ora vediamo di cavarcela meglio e trovare soprattutto prima un punto di riposo più vicino. Non ce la posso fare. Qua ad esempio non sono andato, no?
Perché non posso andare? Ah, c'è una parte del treno. Buono a sapersi. Teoricamente potrei cominciare da qua, perché c'è un salvataggio dentro il treno. Oh, questo perché non l'ho preso? Va bene. Ovviamente perché ho detto sì, vado giù, poi su non sono andato. Certo. Va bene. Ragazzi, io direi di fermare qua l'episodio a questo punto e continuiamo a esplorare nel prossimo. Ciao a tutti.